Poi ho fatto la strada a piedi da Ponte nelle Alpi a Longarone, sempre con la speranza di vedere ancora la mia casa, di trovare qualcosa. E quando sono arrivato sul colle di Vienna, ho guardato giù, non c'era più niente. Che è l'autrice delle scarpette di vernice nera, faccio vedere qua il mio Vaillant, una superstite racconta, quindi già da titolo e sottotitolo si capisce tutto. E intanto da dove nasce questo libro e cosa ha scritto lei in questo libro? Allora, questo libro nasce dal desiderio di mettere giù le mie emozioni e la mia storia. La mia storia è il ricordo della mia famiglia, ricordo di tutti quelli che sono andati, ricordo delle generazioni e ricordo anche della storia dei nostri avi. Longarone era talmente bella e ero tanto affezionata che non si può dimenticare, non si può lasciare andare come una meteora. Questo però mi ha costato, per poter scrivere questo libro, mi ha costato anni di terapia. Perché dopo 10 anni dal disastro del Vaillant, qualcosa non andava in me. Stavo male, male forte, e ho intrapreso la terapia del trauma del Vaillant. Prima di iniziare magari a raccontare, lei quanti anni aveva quando è successo e dove si trovava? Allora, quando è successo avevo 16 anni. Io ero rientrata in collegio, studentato, Maria Bambina Belluno, il 2 ottobre. Quindi è È l'ultima volta che ho visto mia madre, mio padre, mia sorella, i miei nonni, zii e la casa. Il mattino del... Da precisare che il 9 ottobre, alla stessa ora del disastro, io feci un incubo. Un incubo che mi trovavo con mio padre in macchina e la macchina si fermò su un passaggio a livello. Vidi le rotaie dritte, però alla mia destra arrivava un treno e mio padre ha detto salvati. Dunque il rumore del treno che avanzava. E io che venni praticamente scesi dalla macchina e non ho più visto niente. Il mattino quando mi alzai, dopo che la suora nel sogno mi veniva a calmare tutto quanto, il mattino ebbi subito la percezione che fosse successo qualcosa. Perché guardando fuori, una giornata calda, una giornata solare, c'era quella nebbiolina sulla Piave, c'era qualcosa di strano. Il tragitto poi dalla scuola, dallo studentato alla scuola, vedevo dei gommoni, dei vigili del fuoco parcheggiati così, vedevo la suora che sempre presso, non mi lasciava un attimo. E arrivati alla scuola, una ragazza mi ha detto che si era rotta la diga del Vaillant. Nel primo momento ho detto tu sei pazza, non ci credo. Poi ripensandoci ho detto se veramente fosse successo vuol dire che non c'è più niente. E da lì sono entrata in collegio, poi ho fatto la strada a piedi da Ponte nelle Alpi a Longarone, sempre con la speranza di vedere ancora la mia casa, di trovare qualcosa. E quando sono arrivato sul colle di Vienna ho guardato giù, non c'era più niente. Melma, un passaggio lunare, fango. E lì mi sono bloccata, gli ho detto non ci credo, non voglio. Era appoggiata su un piano inclinato, l'aveva scoperta addirittura il figlio di Carlo Semenza, il progettista della diga, il geologo Edoardo Semenza, che poi andò dal padre e disse: qui c'è una frana, se alzate l'acqua è chiaro che verrà giù, ma lo disse addirittura Müller, Leopold Müller, il geologo prima di Semenza.
il quale venne chiamato al Vaillant, gli fecero fare i sondaggi e sostanzialmente lui disse che c'era questa frana e che sarebbe caduta, quindi lo aveva già annunciato anche lui. Quindi era qualcosa, sicuramente era già stato previsto? Ma previsto, si fa un po' male a dire che era previsto. Diciamo che tutti lo sapevano, gli abitanti lo sapevano, non furono ascoltati. Müller disse che c'era la frana, non fu ascoltato. Edoardo Semeza, figlio del progettista, disse che c'era la frana, che poi è stato lui a scoprirla totalmente nel suo insieme. È chiaro che i soldi erano tanti, avevano fatto questo osservatorio, questo bacino, ormai non si poteva più tornare indietro. Lei ha appena raccontato che addirittura prima aveva fatto una sorta di sogno, no? Una sensazione. Può essere anche che questo sogno venisse dal fatto che ci fosse una consapevolezza dalla parte delle persone che vivevano in quella zona, nella valle, intorno, del fatto che questa diga rappresentava un pericolo? Noi lo sapevamo, era la nostra paura. Difatti noi di Longarone, io abitavo proprio sotto la diga, il paesino Rivalta, guardavamo su e mia nonna diceva: la diga è la mia morte. Io quando ero in collegio, ogni momento, la mattina specialmente, quando ci si riuniva in chiesa per le preghiere del mattino, il mio pensiero andava sempre lì con i miei. Se succede, se questo, se l'altro. Era proprio un incubo anche quello. Magari per gli ascoltatori che non sapessero, Longarone è stata completamente spazzata, quindi oltre alla famiglia anche il luogo di provenienza di una persona è cambiato, di dove è cresciuta, no? Anche questo, c'è un molteplice trauma. Beh, questo è come se le tue basi, il tuo io, fosse cancellato, perché non hai più un punto d'appoggio. Infatti appunto il Vaillant è stata definita una catastrofe, diciamo la più grande catastrofe dall'ONU, sì. Causata dall'uomo. E ha qualche ricordo di, per esempio, lei aveva 16 anni e rimase senza nessuno, e delle altre persone che vivevano la sua stessa situazione, di come fu gestita questa situazione dopo? A questo è un punto molto penoso, perché ci è mancato molto aiuto. Senta, facendo la ricerca d'archivio, selezionando anche quelle che sono state le pagine poi che possiamo vedere riprodotte nella mostra, che cosa secondo lei emerge? Cioè, quali sono le tematiche che potremmo dire parallele? Le tematiche emerse dopo il disastro è che ognuno... Ogni giornale dice delle cose, addirittura ci sono giornali che dicono 3.000 morti al Vaillant, cosa vuol dire? Non vuol dire niente. L'unico giornale che farà, che darà dei titoli sensati sarà solo l'Unità, ma era l'unico giornale che combatteva la Sade all'epoca. Gli altri erano tutti giornali di potere, di organi, quindi erano portavoci del potere, quindi non è che tutti pensavano, dicevano che la frana era caduta in modo naturale. Per esempio mi riferisco a Natura crudele del mio concittadino Dino Buzzati, uno dei più grandi scrittori del Novecento, il quale anche lui cadrà in questo, diciamo così, questo tranello, se vogliamo chiamarlo, ma si schierò alla parte del potere, insomma. Un altro che si schierò a quella parte lì fu Indro Montanelli, il quale anche lui disse che era impossibile che la frana fosse venuta giù in modo, cioè che l'uomo avesse provocato questa frana, quindi anche lui si schierò dicendo che era venuta giù in modo naturale. Poi anche Giorgio Bocca, addirittura lo scorso anno, prima di morire,
disse che la frana del Vajont era caduta in modo naturale, provocò un po' di subuglio lungarone, quindi anche personaggi di un certo spessore intellettuale. Sì, no, beh, grandi personaggi, grandi personaggi, perché pensiamo Dino Buzzati, Indro Montanelli, Giorgio Buga, sono il massimo del giornalismo italiano, però sul Vajont è chiaro che anche loro non è che si schierarono dalla parte, diciamo, nel senso che dissero anche loro che la frana era caduta in modo naturale, insomma. Questo è chiaro che non è che piacque molto ai paesi di Longarone, di Arco, Castellavazzo, che sono i quattro paesi coinvolti. Invece, se può spiegare ai nostri ascoltatori, visto che non è stato un disastro naturale, che cosa è stato? Adesso, se vogliamo tenerci alla sentenza, è un omicidio plurimo aggravato con prevedibilità di frana e inondazione. Quindi è sancito alla sentenza. Quindi è chiaro che la frana è stata provocata. Una cosa di cui si parla poco è anche la conseguenza nel tempo che hanno avuto le famiglie. Le famiglie che vivono a Ertacasso, non parliamo di quelle che vivono a Longarone, il trattamento che hanno subito e ancora non sono state risarcite davvero per esempio l'evacuazione dei paesi, il modo con cui sono stati trattati, la ricostruzione di Vajont. Diciamo che non c'è stata un'assistenza psicologica, quella è mancata. E che lì doveva essere lo Stato italiano, sicuramente che doveva fare qualcosa. Sapete che Erto erano 2000 persone, sono rimasti in 400. Sono andati a vivere un po' qua, un po' là. Sono andati in particolare nel paese di Vajont, più piccolo d'Italia. Lì gli diedero un lavoro, una casa, quindi preferirono andare via. Un'altra parte è andata qui nella nuova Erto a Ponte nelle Alpi, provincia di Belluno. Perché misero a disposizione questa area, perché lì non potevano più vivere. Naturalmente poi negli anni successivi si tenta di tornare a Erto, ma anche là non è che sia stato facile, perché gli abitanti, quelli che gli irriducibili, diciamo, io li chiamo così, tornano a Erto, però vanno senza la luce, senza i servizi, eccetera, eccetera, finché poi lo Stato dovrà cedere e dovrà lasciarli tornare a Erto. Per quanto ne so io, qui a Longarone, longaronesi ce ne sono pochi, perché è chiaro che dopo il disastro vanno a vivere in altri posti, in altre frazioni, non è che potevano vivere a Longarone. E quindi c'è gente che non vuole più sentir parlare di questo disastro. Mentre ce ne sono altri che fanno gli informatori a memoria come me, che hanno perso familiari, però è uno sfogo raccontare la storia del disastro. E quindi questo cinquantenario non porterà sicuramente la pace. Ci sono ancora molti attriti, quindi fa fatica anche dopo 50 anni, non so, penso che dovranno passare altri 50 perché si arrivi a una totale pace su quello che è successo. L'aiuto, voglio dire, a quei tempi forse non si pensava che potesse portare dei traumi oppure potesse causare una catastrofe anche nelle persone stesse. Io mi ricordo quando andai alla Croce Rossa che avevo bisogno di vestiario, l'umiliazione della persona. Quando andai in comune a Belluno mi diedero 10.000 lire, mi ricordo, perché non avevo soldi.
Dunque, io avevo tutto, non avevo niente, più sentivo l'umiliazione di chiedere, l'umiliazione di vestirmi con gli abiti della Croce Rossa. Però nessuno ci ha detto: come ti senti? Piangere? No, piangere è mal comune. Sono tanti che hanno perso tutto. Non potevi piangere, perché la sorte era uguale per tanti altri, nonostante eravamo molto, molti pochi orfani e sopravvissuti. Infatti. Dunque ci curavano dandoci le suore, mi ricordo quando rientrai in collegio, una zolletta con della valeriana, la camomilla, zucchero e valeriana. Oppure quei giorni quando andavo per i cimiteri, del cognac ti tirava su. Tutte cose un po'... Però nessuno ti dice cosa ti manca, hai paura. L'abbandono che tu avevi, e il non avere più la tua famiglia, e abitare dai tutori dopo, non osare spostare una sedia perché questa non è mia, non è la mia casa. L'esigenza di fare una mostra su quella che è stata la reazione della stampa dopo il disastro del Vajont e come mai farla anche in occasione di una ricorrenza così, tra virgolette, potremmo dire, importante come il 50° dell'anniversario. Come è nata questa idea? Io volevo fare qualcosa per questa Tina Mosè, perché lei era una giornalista, lo sapete bene, era giornalista dell'Unità. Poi era una militante del Partito Comunista, che sostanzialmente non c'entra niente, ma comunque. E volevo fare questa mostra, cioè ero partito con pochi giornali. Ho fatto una ricerca alla Proloco di Lungarone, dove hanno tutti i giornali, però li hanno in... sostanzialmente li hanno archiviati in un DVD. Molto ridotto. Comunque io ho cercato di tirar fuori quello che sono riuscito a tirar fuori, poi sono andato alla biblioteca di Lungarone, alla biblioteca di Erto, abbiamo cercato di tirar fuori le pagine dei giornali dell'epoca, praticamente del 10, 11, 12, 13 eccetera fino alla fine di ottobre, li abbiamo fotografati insieme a un mio amico che si chiama Oreste, che è anche lui di Trecchiana. Devo dire che subito non avevo neanche idea proprio di fare questa mostra dedicata a Tina Merlin. Quando ho iniziato mi è venuto in mente: ma chi la dedica questa mostra? E allora da lì sono partito e ho fatto una ricerca completa. Sono andato all'archivio dell'Associazione Culturale Tina Merlin, dove c'è il figlio, si chiama Tony Sirena, che è venuto a scuola anche con me, e gli ho chiesto se loro avevano del materiale, e loro avevano tutti i giornali, cioè messi, archiviati un po' così, non tanto bene, li abbiamo tirati fuori, li abbiamo fotografati e abbiamo tirato fuori praticamente il meglio, perché abbiamo fatto 150 fotografie di giornali, di testate varie, e poi li abbiamo scelti una cinquantina. Li abbiamo riprodotti e abbiamo fatto questa mostra, sì, questi pannelli in plastica, dove abbiamo riprodotto la testata del giornale dell'epoca, che è leggibile, si può leggere quello che dicevano i giornali. Visto che ha fatto questa ricerca di archivio, potremmo dire un po'... ricerca di archivio, perché io all'epoca del disastro avevo 12 anni, quindi facevo la seconda avviamento, non c'erano le medie, è la seconda media di adesso, e sostanzialmente io mi ricordo tutto del Vajont, però io venni al Vajont quasi 30 anni dopo, andai al Vajont sul disastro,
quindi per 3 anni non ci abbiamo neanche pensato, perché proprio questa catastrofe era successa, però non è che ne parlavano più di tanto, perché l'obiettivo era quello di dimenticarlo, l'obiettivo principale. Ci riuscirono fino a 34 anni, fino al 9 ottobre del 97, quando ci fu appunto questo Marco Paolini, che neanche qua torna sempre fuori la figura di Tina Merlini, perché se il disastro è stato portato alla ribalta, il grazie lo dobbiamo sempre a lei. Perché? Perché lei, sapete che aveva previsto la frana, scrisse sui giornali nel 59, sull'Unità, scrisse degli articoli, in particolare uno si chiama La Sale spadroneggia e i montanari si difendono, venne denunciata, processata per aver diffuso notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Sarà processata nel 1960 e sarà totalmente assolta, perché il processo si farà in 2 ore e il giudice guarderà queste 2 fotografie di una frana che era già scesa e quindi non starà neanche a perdere tempo. Ovviamente poi, immediatamente dopo questa assoluzione, il giornale non è che sia molto contento che questa Tina Merlini continui a insistere sul Vajont. E allora non è che gli dice non deve più scrivere, però la mette un po' in disparte, nel senso che non gli pubblicano più gli articoli in bella evidenza, e quindi lei si sente anche un po', non dico abbandonata, ma si sente un po' messa da parte. E allora lei cosa fa? Non si dispera e scrive un libro che si chiama Sulla pelle viva. E pensate che questo libro, il potere occulto, lo bloccherà per ben 20 anni, perché tante e tali sono le verità scritte su questo libro, che sarà pubblicato solo nel 1983, 20 anni dopo. La Merlini morirà nel 91, ancora giovane, a 64 anni, e Marco Paolini leggerà questo libro, anzi lui ne leggerà parecchi libri, ma leggerà in particolare questo libro Sulla pelle viva di Tina Merlini e dirà: ho preso un pugno nello stomaco. E da questo libro lui farà il monologo, lo porterà in tutta Italia, nei teatri, nelle piazze, nei cinema, e fino al 9 ottobre 1997, in diretta a Rai 2, dal piazzale della Diga, al quale partecipai anch'io, riporterà alla ribalta internazionale il disastro del Vajont dopo ben 34 anni di silenzio e di coperture da parte dello Stato italiano. Quindi in un certo senso sia Tina Merlin che Marco Paolini sono stati molto importanti per il territorio e per la memoria di questi luoghi. Sì, direi che sono stati fondamentali, che se non ci fossero stati loro non so se saremmo qua a raccontarci la storia, insomma. Dopo il Vajont appunto non si è parlato molto, diciamo, dopo 34 anni, ci spiegava anche il signor Battiston prima, grazie allo spettacolo di Marco Paolini, a livello nazionale si è cominciato a parlare di quello che è successo in Italia nel 1963. A distanza di 50 anni, secondo lei, si è fatto qualche passo avanti? Allora, permetto 2 cose, che noi superstiti avevamo vergogna anche di essere superstiti. Ci vergognavamo, nessuno parlava. Io 11 anni fa, quando ho pubblicato il mio libro, il primo libro che spiegava le sensazioni e spiegava il cammino, la via crucis per uscirne, per avere un po' di serenità almeno, perché non si può dimenticare, restano sempre là. Sotto sotto forse non puoi neanche perdonare, perché è stata troppo grande, no? E ora, a 50 anni di distanza, ci rendiamo conto che c'è molto interesse ancora. Però io credo che fra 2 o 3 anni questo interesse non, forse un altro anno non ci sia più. In
interesse doveva forse essere prima anche, no? È come, va bene, la memoria, portiamo avanti la memoria, perché appunto non vada la storia di Longarone e la storia di un evento così grave non vada trascurata, non solo per il resto dell'umanità, e non si gioca con la natura si deve rispettare, no? Però, e spero anche che in queste catastrofi ci sia aiuto sufficiente per bambini, per adolescenti e per persone che rimangono proprio senza niente. La memoria va portata avanti, questa è una maniera giusta di vedi le altre catastrofi, vedi la Shoah o cosa, sono proprio, però per me ora dico basta, lo dico basta perché tante volte, nonostante tu abbia rielaborato, però i ricordi ti portano sempre là, e sentirne parlare ti porta sempre là, le scene ti portano sempre in quel punto, e senti dentro come sai, le corde di una chitarra, quando premi proprio quel tintinnio, una prende l'altra, praticamente sono le emozioni che ti fanno ancora male. Allora, con questo basta, concludiamo anche noi. Grazie a Viviana Vazza. The sky, you are